Buonasera con la nuova puntata di Unica Calcio Sondrio, sempre qui per seguire le gesta della nuova Sondrio Calcio che domenica ha vinto 4-0 con la Colico Derviese. Ne parliamo con il vice allenatore Tiziano Togni. Buonasera Tiziano. Buonasera. Beh, insomma, partitona, 4-0, cosa si può dire? Sì, che è stata una partita positiva in tutto per il risultato, perché ci avvicina al raggiungimento dell'obiettivo che ci eravamo prefissati. Manca un punto. Ed è stata un'ottima partita, una bella soddisfazione. Ecco, vice allenatore della prima squadra, allenatore della Juniores, e poi ne parleremo, visto che anche la Juniores ha avuto un fine settimana di grande successo con la vittoria del campionato, ma appunto ne parleremo. Andiamo a vedere ora subito i risultati della 14ª di ritorno del campionato di promozione Girone B. Arcellasco, Olgiate Aurora 2-1, Calozio Corte Lissone 1-0, Casati Arcore, Viberonchese 0-1, Cavenago Biassono 0-3, Nuova Sondrio Colico Derviese appunto 4-0, Concorrezese Galbiate 1-3, Grenda Arcadia Grate 1-1 e Missaglia Costa Masnaga 2-2. La classifica vede la Nuova Sondrio a 64 punti, segue l'Arcellasco a 61, poi Biassono a 53, Cavenago e Calozio Corte a 49 punti, Casati Arcore 47, Agrate 46, Colico Derviese 41, Viberonchese 38 punti, Grenda Arcadia 36, Concorrezese 35, Lissone 32 punti, Galbiate 29, Costa Masnaga 26, Olgiate Aurora 24 e Missaglia 8 punti. Andiamo ora a vedere la sintesi della partita di domenica. A un punto dall'eccellenza, grazie a una partita dominata vinta 4-0 con la Colico Derviese, la Nuova Sondrio Calcio si giocherà la vittoria del girone B di promozione nell'ultima di campionato e le basterà un pareggio indipendentemente da altri risultati. Nel derby con la Castellina gremita di tifosi, i valtellinesi fanno subito capire le intenzioni andando vicini al gol nei primi minuti con Lamia, Busto e Martinez. Poi al 22esimo D'Andrea serve un cross perfetto per Saul Muletta, lesto ad anticipare l'avversario e di testa a insaccare la palla del vantaggio. Il primo squillo ospite arriva al 30esimo con una conclusione di Marocco deviata. Nella ripresa sono ancora gli uomini di mister Fabio Fraschetti ad attaccare senza sosta. Al 55esimo ancora una volta Martinez si trova davanti a Lassi che sventa la minaccia e si ripete 120 secondi più tardi su una saetta dalla destra di un incisivo Viviani. Il raddoppio arriva al 59esimo grazie a una deviazione di un difensore ospite che cerca di respingere la conclusione ravvicinata di Martinez. Al 63esimo arriva l'episodio che chiude il match. Un irresistibile Martinez entra in area e cerca di saltare l'avversario che lo atterra. Rigore inevitabile che Busto non sbaglia. La Nuova Sondrio continua a restare concentrata sul match e Martinez si ritaglia anche il ruolo di assist man, regalando a Lamia un pallone perfetto che il capitano capitalizza al meglio per il 4-0. Nel finale ci sono anche gli applausi per Rodriguez dopo una parata su punizione. Al triplice fischio i sondriesi salutano il proprio pubblico nell'ultima gara casalinga della stagione senza poter festeggiare anche la matematica vittoria del campionato a causa del successo per 2-1 dell'Arcellasco sull'Olgiate Aurora. Così la distanza tra valtellinesi e comaschi rimane di 3 punti. Quindi la mente dei biancazzurri è già proiettata a Bernareggio per il match di domenica contro la Viberonchese, ultimo ostacolo per giocare in eccellenza nella prossima stagione. E ora le parole di mister Fabio Fraschetti prese da Eugenio Gizzi. Finisce in modo trionfale questo derby, 4-0 per la Nuova Sondrio. Ormai sembra veramente il traguardo a un passo, Fabio, possiamo dire così oppure è opportuno essere ancora cauti? No, necessariamente bisogna ancora essere cauti, anche perché domenica andremo a giocare fuori casa contro una squadra che mi sembra che oggi ha vinto ad Arcore, quindi sempre grande rispetto degli avversari, qualunque essi siano e per qualunque motivazione giochino contro di noi. Certo è, e questo l'ho detto anche ad Arcore, se la squadra gioca con questa personalità, con questa serenità, con questa intensità e qualità, in questo campionato non ce n'è per nessuno, quindi dobbiamo mantenere alto il livello d'attenzione durante la settimana,
e andarci a prendere l'ultimo punto necessario per, credo, festeggiare una meritatissima promozione, per tanti motivi, per quello che hanno prodotto i ragazzi, per il seguito che abbiamo, per la serietà della nostra società e per il lavoro che hanno fatto questi ragazzi nel corso della stagione. Quindi anche oggi la partita senza storia, ne abbiamo giocate tante così senza anche riuscire a vincerle, mi viene in mente la partita anche di Lissone, però questo è il calcio, adesso riusciamo con più facilità a far gol e abbiamo recuperato anche giocatori importanti come Busto e quindi niente, lavoriamo ancora una settimana seriamente e prepariamoci a una partita importante, quella di domenica. Poi se questa determinerà la festa di questa cittadina che ci sta seguendo in maniera entusiastica, ben venga, però ci penseremo dalle 5:30 in poi di domenica. Prima dobbiamo pensare a fare le cose per bene, come da sempre d'altra parte i ragazzi hanno fatto. Prossimo turno, l'ultima del campionato di Girone B di promozione, vede Biassono contro Concorrezzese, Colico Derviese, Grande Arcadia, Costa Masnaga, Cavenago, Galbiate, Casati, Arcore, Lissone, Arcellasco, Olgiate, Aurora, Missaglia, Grate, Calolzio, Corte e Viberonchese, Nuova Sondrio. Ecco, l'ultima di campionato contro la Viberonchese, basta solo un punto indipendentemente dal risultato dell'Arcellasco. Siete già focalizzati lì, immagino. Beh certo, siamo gli artefici del nostro destino e arrivare all'ultima giornata così è importante, cioè non dobbiamo guardare nessun altro risultato, è importante per noi fare la partita e ottenere o la vittoria, basta il pareggio, ma non giocheremo sicuramente per pareggiare e a questo punto l'obiettivo sarà raggiunto, ecco. Ecco, quanto è difficile avere il coltello dalla parte del manico? Cioè, da una parte è bello, però dall'altro immagino ci sia della pressione. Sì, c'è pressione, è chiaro, però c'è anche la soddisfazione di essere arrivati qua e sapere che manca poco. L'unico problema può essere un problema di tensione pre-partita, però ragazzi mi servono molto, ragazzi e mister sono molto preparati su questo, quindi non penso che questo sia un problema. C'è una partita da giocare, è quello. Le partite vanno giocate e poi sì, si gioisce alla fine. Ecco, l'importante è non pensare adesso a dopo, ma pensare solo a quello che dovremo fare. Tra l'altro già qualcuno è già campione, tu per primo, ma anche qualche giocatore che arriva dalla Juniores. Insomma, sabato avete vinto il campionato, che soddisfazione è? Che campionato è stato, tra l'altro? Beh, la soddisfazione è enorme, è stato un campionato strano per gli obiettivi, nel senso che siamo partiti, lo dicevamo anche l'ultima volta che ci siamo visti, che eravamo in pochi e non sapevamo veramente che tipo di campionato, di classifica avremmo potuto avere alla fine e così. E man mano ci accorgevamo che invece le cose andavano bene, che i ragazzi sono stati fantastici perché soprattutto all'andata hanno gestito anche i momenti di difficoltà molto bene e quindi insomma alla fine parliamo di una squadra che ha fatto 73 punti e più di 100 gol e perciò cioè, è stata, io non voglio dire cavalcata trionfale perché ci sono stati momenti difficili e tutto, però è stata sicuramente una bella impresa. Ecco. Momenti difficili, qual è stato quello più difficile? Ma allora, dal punto di vista proprio calcistico delle parole, il più difficile è stato 4-5 giornate fa quando in condizioni un po' precarie abbiamo giocato una partita contro il Grande Arcadia fuori casa e l'abbiamo persa nettamente. E lì abbiamo dimezzato il vantaggio da 6 punti a 3 punti e quindi c'era il rischio, però dopo siamo stati bravi nelle 3 partite successive a vincerle e portare a casa il risultato. In generale il momento più difficile è stato l'inizio, perché sinceramente non sapevamo come gestire le eventuali squalifiche, infortuni, ci hanno dato una mano i ragazzi degli allievi anche, che sono stati chiamati, e invece siamo sempre riusciti a portare a casa il risultato, a non andare in difficoltà, ed è stata una bella lotta con il Lesmo, che è una grossa squadra, cioè, ci ha impensierito parecchie volte, però alla fine, poi nel ritorno con i rinforzi, non dico che è stata più semplice, ma eravamo più tranquilli, sapevamo che per qualsiasi problema la rosa era al completo e potevamo farcela. Velocemente, prima della chiusura, quanto è importante avere già un gruppetto che ha vinto in una squadra che deve vincere?
Cioè, quelli della Juniores con la prima squadra. Ma penso che possa portare entusiasmo, però già i giocatori della prima squadra hanno una determinata esperienza, perciò credo che non abbiano problemi da questo punto di vista. Grazie mille Tiziano Toni. Grazie a voi. Grazie mille, l'appuntamento è sempre qui con Unica TV.